Francesco Boccardi è un illuminato? Francesco Boccardi. Francesco Boccardi gioca a Rival Regions. Che tipo di gioco è Rival Regions? Esatto. Un simulatore geopolitico. Cosa hai detto? Non c'è nulla di strano in questo? È veramente ciò che pensi? Ti farò ricredere. Il logo di RR è bianco e nero. I panda sono pure bianco e nero. Il panda è originario della Cina. La Cina si trova in Asia. Sai chi c'è in Asia? Esatto. Kim Jong-un. Non sai chi è il dittatore Kim Jong-un? Sì, tutti lo sanno. L'amico d'infanzia di Costa. Kim Jong-un fa rima con regione non sviluppata. Hai detto che non ha senso? Come fa questa teoria a collegarlo agli Illuminati? Ti spiego. Andrea Costa gioca Rival Regions. Rival Regions ha quattro sillabe. Come la parola, identico. Ma in questo caso, cosa è veramente identico? Boccardi e negli Illuminati? Sono la stessa persona? Beh, è abbastanza semplice. Francesco Boccardi ogni tanto pubblica qualche articolo su Rival Regions. Avete notato che ogni tanto non pubblica nessun articolo? Secondo voi cosa fa durante questo periodo? Alcuni dicono che lavori o abbia una vita. A differenza di molti io ci vado con logica. In quei giorni in cui non pubblica nulla, Francesco Boccardi si dirige nella base operativa degli sviluppatori del gioco. Come lo so questo? Ascolta attentamente, una settimana 7 giorni 7 Cristiano Ronaldo indossa la maglia numero 7. Cristiano Ronaldo vive e gioca in Spagna, una nazione dell'Europa. Boccardi vive pure in Europa, precisamente in Italia. Non inizia ad essere un po' strano il figgeo? Io credo proprio di sì. Come mai Ronaldo e Boccardi magicamente vivono nello stesso continente? Qual quadra non cosa? Ronaldo gioca come ala un uccello alle ali una macchina a quattro ruote New World Order non serve a un cazzo un ottagono a otto lati 8-1 fa 7 il numero 7 è un numero fortunato il 13 è un numero sfortunato 13-7 uguale a 6 6-2 uguale a 4 Brian si è iscritto su RR il 4 settembre. Settembre è un mese. Ci sono 12 mesi in un anno 1 più 2 uguale 3 ci sono 3 lati nel simbolo degli Illuminati. Francesco Boccardi un illuminato.